Tornano per il 14° anno consecutivo i concerti alla Casa Museo di Ivan Bruschi in città. Arriveranno così musicisti di alto livello e vincitori di prestigiosi premi internazionali. Un luogo della memoria che però fornisce temi e suggestioni per il presente, per la contemporaneità. E lo facciamo puntando sull'interdisciplinarietà, ossia sulla compresenza all'interno del museo di ogni aspetto della cultura contemporanea, dalla presentazione di libri alle mostre di arte figurativa, al festival musicale. Si tratta del primo evento culturale del 2019 organizzato dalla Fondazione Bruschi. Un incubatore culturale per quello che è il rapporto con il territorio aretino, con la valorizzazione di tutte le potenzialità e tutte le grandi opere in tutti i sensi che ha questa città e questi dintorni. Questa è la missione che mi sono dato da quando ho assunto la presidenza della Fondazione Bruschi e compatibilmente con le risorse certamente questo sarà il nostro obiettivo anche del 2019. 6 concerti in programma tra febbraio e maggio 2019. E iniziamo il 22 febbraio con Zoltán Fejérvári, che è un pianista ungherese strapitoso che ha vinto il concorso internazionale di Montreal in Canada nel 2017 e farà un programma dedicato a Haydn, Schumann e Beethoven. La nostra cifra è quella di portare il pubblico a conoscere questi giovani strepitosi. Vorrei indicare anche per esempio l'ultimo concerto con Giuseppe Gibboni, grandissimo violinista, veramente a 17 anni, veramente vale la pena venire a sentirlo perché può veramente, il pubblico può rimanere stupito, credo, da come suona questo ragazzo.